Sconcertante e inspiegabile, soprattutto se si pensa che tre giorni fa il Chieti, nel derby con l'Aquila, ha disputato un secondo tempo in cui ha dato l'anima. Viceversa nel recupero con l'Atletico Ascoli, match sospeso due domeniche fa per un infortunio all'arbitro, motivo per cui all'Angelini si partiva dal 22esimo sul parziale di 0-0, l'approccio è stato a dir poco disastroso. Eppure la partita era molto importante, forse fondamentale, per capire se il Chieti può ancora inserirsi nella lotta per il primo posto oppure è destinato a guardare le squadre di vertice dal basso in alto. La seconda partita in pochi giorni ha suggerito a Mister Yates un discreto turnover. Tra le novità nell'undici iniziale spiccano la presenza di Ardemagni, non giocava dal primo minuto dal 26 novembre, match di Termoli, e l'assenza dal centrocampo di Forgione, scelte che non hanno purtroppo dato i frutti sperati, anche se con l'approccio visto in campo probabilmente la sostanza sarebbe cambiata poco, al cospetto di una squadra, l'Atletico, viceversa molto ben messa in campo e che sapeva cosa fare nominostante l'assenza pesante del bomber Minicucci. Il tandem d'attacco è formato da Cesario, Lex e Traini. Dirige Gallorini di Arezzo. La musica si è capita sin dalle prime battute con gli ospiti a premere sull'acceleratore al cospetto di un Chieti apparso imbambolato e senza nervo. Atletico al tiro dopo pochi secondi con Valentino che però non inquadra la porta. Il vantaggio è questione di meno di due minuti. Quattresimo, tutto scaturisce da un fallo laterale con il Chieti addormentato. Ne approfitta l'Atletico che colpisce con Olivieri. 26esimo, ancora ospiti pericolosi, Camilloni di testa colpisce la traversa, difesa del Chieti ferma a guardare. 32esimo, Atletico vicino al raddoppio, Vitiello è bravo a neutralizzare la conclusione dalla media distanza di Severini. 34esimo, si vede il Chieti con un tiro fuori bersaglio di Masavud. I neroverdi si ripetono al 40esimo, traversone dalla destra sul secondo palo, Salvatore però arriva in ritardo per la deviazione vincente. 3 minuti di recupero, Yezzo spera che lo shock iniziale sia terminato, ma non è così perché arriva il raddoppio dell'Atletico con Traini, 25 minuti da incubo per i neroverdi. Inizia il secondo tempo, stessi 22 in campo, il Chieti prova a conquistare campo anche perché l'Atletico lo permette, forte del doppio vantaggio. Quinto minuto, annullata una rete al Chieti, Castellano dal limite azzecca l'angolino, ma si alza la bandierina del primo assistente e l'arbitro annulla, probabilmente per un fuorigioco giudicato attivo. Il Chieti si getta ancora in avanti, ma l'Atletico si difende senza grossi affanni. Al nono, altra rete annullata al Chieti, stavolta è Masavud, giudicato in fuorigioco ad insaccare. La bandierina si alza di nuovo tra le proteste neroverdi. Iniziano le sostituzioni. Nell'Atletico entrano Gurini e Pedroni, escono Valentino e Cesario. Yezzo le utilizzerà tutte, mettendo dentro in sequenza Caterino, Forgione, Fall, Vincenzo Gatto e Mercuri, ma le occasioni da rete latitano. Al triplice fischio, contestazione dei tifosi. Domenica, altro turno interno contro il Roma City, ma il Chieti è sesto, fuori dai playoff. La vetta è lontanissima, il Campobasso dista 9 punti e a 4 c'è il terzetto formato dall'Aquila, Vezzano e San Benedettese. Anche il Senigallia ha due lunghezze in più. Come dire, da qui in avanti è meglio vivere alla giornata.